La rivoluzione tecnologica e le trasformazioni sociali non impongono solo l'ideazione di nuovi prodotti, ma rendono necessaria anche l'innovazione dei processi. Lo stop forzato alla produzione imposto dalla pandemia in diversi settori e il distanziamento sociale necessario nella fase di ripartenza ci hanno messo di fronte al bisogno di rivedere alcune dinamiche nel mondo industriale. Tutto questo ha accelerato l'adozione dell'automazione nel comparto produttivo, ridefinendo anche logiche e dinamiche aziendali. A questi cambiamenti devono far fronte anche imprese storiche friulane e la piccola e media impresa del territorio. Come faranno? A tutti voi ben trovati all'ottava puntata di Future Forum, il domani inizia oggi. Automazione e imprese, come cambia la produzione? Questo è il tema della puntata di oggi, insomma faremo un viaggio nell'industria 4.0. Come sempre per iniziare passo la linea al direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier che intervista il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Bentrovati, oggi parliamo di automazione e imprese. E come cambia la produzione? Presidente Da Pozzo, secondo lei siamo pronti? Ma è indubbio che il concetto di automazione nelle imprese post-Covid sarà completamente diverso rispetto al passato. Ma automazione vuol dire innovazione, vuol dire digitalizzazione, vuol dire automazione legata all'intelligenza artificiale. Beh, l'innovazione è sempre stata nel DNA dei nostri imprenditori, lo è tuttora e lo sarà anche nel futuro. Per quello che riguarda la digitalizzazione, molto è stato fatto in questi mesi di lockdown da parte delle imprese, ma anche da parte dei cittadini. Forse c'è da lavorare in maniera più profonda e più professionale per la pubblica amministrazione che ancora in certi settori arranca per quello che riguarda rapporto, servizi, digitalizzazione. L'automazione utilizzerà moltissimo anche l'intelligenza artificiale e sarà un'opportunità, un'occasione per ridisegnare i sistemi produttivi. Grazie Presidente Da Pozzo, ora vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti in studio. Grazie a Da Pozzo e Monestier, grazie anche a Cristina Pozzi, sempre al mio fianco in questo viaggio di Future Forum. Vado a presentarvi, a salutare gli ospiti con i quali dialogheremo oggi. Allora saluto qui accanto a me Roberto Siagri, che è presidente e amministratore di Eurotech S.p.A. Grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento anche a Marco Fantoni, che è consigliere della Fantoni S.p.A. Sera. Grazie. E allora di Digital Transformation iniziamo subito a parlare con Fabio Moioli, che è direttore della divisione Enterprise Services di Microsoft Italia. Siamo all'inizio di un percorso di grande trasformazione, guidato o meglio abilitato dalla tecnologia, da queste nuove tecnologie che includono l'intelligenza artificiale, il cloud, l'industria 4.0, poi in futuro il quantum computing e altre tecnologie ancora più innovative. Più o meno tutto quello che facciamo oggi utilizza l'elettricità, almeno nel mondo del lavoro. La stessa cosa sarà con l'intelligenza artificiale, con queste tecnologie. Tutto quello che facciamo, che faremo nel mondo del lavoro e non solo, utilizzerà l'intelligenza artificiale, utilizzerà queste tecnologie. Tante aziende usano queste tecnologie a partire dall'intelligenza artificiale per automatizzare, per fare le stesse cose in modo più efficiente. Per fortuna alcuni iniziano a usare queste tecnologie davvero per creare il futuro. Ma la digital transformation è qualcosa veramente pervasivo in tutte le aziende. Si parte sicuramente dalla trasformazione dei prodotti, quindi prodotti che rimanendo sempre più connessi abilitano la creazione di servizi. Tante aziende stanno lavorando in quest'ottica, ABB, Gavis, tante aziende davvero di tutti i settori che vendevano dei prodotti, hardware o software di vario tipo, e ora con queste tecnologie ci stanno montando sopra dei servizi controllati in remoto che gli utenti possono abilitare, quindi in un marketplace software, un marketplace di servizi, però ovviamente questo è solo un pezzo della trasformazione del prodotto, così come lo trasforma il prodotto può trasformare
il modo in cui quel prodotto viene creato, quindi trasformare tutta la supply chain usando di nuovo l'intelligenza artificiale, ma usando anche tecnologie come la blockchain, così come ovviamente la fabbrica, l'industria 4.0, l'intelligenza artificiale, IoT della fabbrica, quindi della produzione, sembra una cosa ormai quasi scontata, anche se non lo è purtroppo ancora in tutte le aziende, nonché però veramente qualsiasi processo produttivo, di operation, anche la gestione delle navi, la gestione delle flotte, quindi tutto quello che riguarda la creazione di quei prodotti. Però non dimentichiamoci l'essere umano. Cristina. Parto proprio da questo spunto che ci ha dato Fabio Moioli, di non dimenticare l'essere umano, perché purtroppo troppo spesso quando si parla di nuove tecnologie tendiamo a vedere la tecnologia come qualcosa di dicotomico rispetto all'essere umano, quindi quasi due cose che si sfidano, con la tecnologia che ci incalza e ci ruba addirittura il lavoro o ci toglie un po' il nostro posto nel mondo. Ovviamente non è così e dobbiamo semplicemente cambiare punto di vista, ricordarci che di fatto la tecnologia è un prodotto dell'essere umano, quindi al nostro servizio, fa parte di un sistema complesso di cui l'essere umano fa parte esso stesso all'interno della natura e quindi può essere anzi uno strumento meraviglioso per anche essere più sostenibili, cambiare il modo in cui produciamo o facciamo qualunque cosa proprio al servizio anche della natura. Ovviamente la cosa che è importante, che è giusto ricordare però, è che l'accelerazione che oggi hanno le tecnologie, quindi la velocità di adozione di queste all'interno dei processi produttivi è abbastanza incalzante e quindi c'è un tema di sistema che deve essere in grado di gestire il passaggio supportando tutti, perché insomma la vera innovazione, il vero progresso avviene quando i vantaggi di una tecnologia, citando Ford, sono per tutti. E allora andiamo a vedere che cosa succede anche nelle imprese del nostro territorio. Parto subito da Roberto Siagri per chiedergli in quale maniera una infrastruttura IoT, stiamo parlando dell'internet delle cose, consente ad un'azienda di proiettarsi verso l'industria 4.0. Sì, c'è questo bisogno di trasformare digitalmente gli oggetti. Moioli parlava prima dei servizi. L'erogazione dei servizi si basa sul fatto di avere una replica digitale dell'oggetto, quello che noi chiamiamo il gemello digitale dell'oggetto. L'internet delle cose nel settore industriale serve a creare rappresentazioni digitali degli oggetti fisici. Una volta che c'è la rappresentazione digitale dell'oggetto fisico, a questo punto si possono far partire sia programmi di intelligenza artificiale, che senza i dati non sono in grado di far niente, sia si può cominciare a entrare in una logica di cosiddetta servitization, di servitizzazione del prodotto, che poi è la base poi della nuova era di sostenibilità che passerà da tecnologie di produzione che producono prodotti a tecnologie abilitanti l'uso dei prodotti o i servizi collegati ai prodotti. Ecco, l'internet delle cose è applicabile a tutte le realtà, alle imprese più piccole, pensiamo ovviamente al tessuto di questa regione, così come alle grandi multinazionali, e se sì, con quali accortezze, con quale distinzione? Sì, si parla di rivoluzione industriale proprio perché è a portata di tutti, altrimenti non si parlerebbe di rivoluzione. È una cosa che è molto democratizzante, tra l'altro, nel senso che le tecnologie digitali, rispetto alle tecnologie del passato, quelle digitali di oggi, non hanno barriere di accesso importanti. Sono quasi più barriere culturali, perché costringono l'impresa a ripensare, ed è stato detto prima, ai modelli di business, ripensare i prodotti, per cui è quasi più la difficoltà di approccio che non la difficoltà economica. È un salto trasformativo molto importante, ma non è sicuramente appannaggio delle grandi imprese. Anzi, io inviterei anche soprattutto le piccole e medie, che sono più flessibili, più agili, ad andare incontro a questo cambiamento, perché è possibile, lo possono fare e gli darà di sicuro dei grandi vantaggi. Quindi ci sono i due aspetti, la rivoluzione industriale da un lato, la rivoluzione culturale che deve accompagnare necessariamente questo, come ogni cambiamento. Vado allora da Marco Fantoni. La Fantoni è una delle aziende che ha subito raccolto la sfida dell'industria 4.0, in che modo e con quale evoluzione anche? Diciamo che nel DNA non solo aziendale ma un po' del settore, quindi la fabbricazione di compositi a base legno ingegnerizzati, in qualche modo l'automazione in senso lato
è ovviamente pervasiva da anni per una questione di tipologie impiantistiche, di costi e quant'altro. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione ulteriore, un coniugarsi con i temi, chiamiamoli in maniera estesa, della 4.0. Per noi è iniziata, diciamo, questa accelerazione, quest'ultima tranche importante nel 2015-2016 a livello di, diciamo, ordini e ingegnerizzazione, per finalizzare nel 2017 un primo grosso investimento di 90 milioni per la costruzione di un impianto molto all'avanguardia per la fabbricazione di pannelli in fibra di legno, per cui tecnologie di nuova generazione che sfruttano, chiamiamola intelligenza artificiale o algoritmi particolari di riconoscimento, sono in grado di separare tra loro materiali diversi in maniera sempre più efficiente e sempre più evoluta, utilizzando meno energia, utilizzando meno risorse e facendolo in maniera più intelligente. Gli altri vantaggi, le altre armi, diciamo, che si possono adottare sono in termini di logistica, ad esempio, spostando poi quelle che sono competenze del passato in gestione di macchine e di impianti più evoluti e più complessi, chiaramente. Vantaggi: flessibilità per noi dal punto di vista delle materie prime in ingresso, per il cliente dal punto di vista della velocità nella gestione dei prodotti finiti. Quindi, diciamo, insiemi di automazione sia a monte che a valle del processo, che si integrano con l'impianto produttivo e che poi ovviamente parlano con quelli che sono i sistemi di gestione aziendale fino a interfacciarsi col cliente. Ecco, Siagri, sulla base della vostra esperienza qui in regione, ma naturalmente anche al di là dei confini, qual è lo stato dell'arte in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'adozione di sistemi di automazione in rapporto, insomma, con questa intelligenza artificiale? Ma diciamo che siamo ancora nelle fasi, ma non solo in Friuli, un po' in Italia e in gran parte del mondo, siamo ancora nella prima fase della digitalizzazione che serve a creare la massa di dati su cui far lavorare l'intelligenza artificiale. Cioè, oggi si parla di intelligenza artificiale perché cominciano a essere disponibili basi dati su cui farla lavorare. Ma in realtà il tema di oggi è ancora l'Internet of Things, è ancora cominciare a creare i gemelli digitali sui quali far lavorare l'intelligenza. Quello che vediamo noi a livello così macro è che la Germania sicuramente sta investendo tantissimo in questa trasformazione. Credo che sia la nazione al mondo che sta buttando più soldi nella trasformazione delle industrie tedesche e passarle per qui al digitale. L'Italia segue un po' a ruota come un po' tutte quante le altre, però penso che questa pandemia per certi aspetti abbia rallentato i processi di digitalizzazione, perché c'è stato investimento nel digitale per il working from home, per cui per lo smart working, ma penso che col 2021 ci sarà una grande accelerazione in questa direzione, perché è un percorso ormai ineludibile e il Covid ce l'ha fatto vedere, insomma. Torno da Marco Fantoni, non si può naturalmente parlare di industria 4.0 senza porsi il problema della formazione di operatori dell'automazione digitale. Allora, la vostra azienda il problema se l'è posto e si è mossa, tra l'altro, donando all'Istituto Malignani di Udine la riproduzione di un vostro impianto, perché appunto si potesse fare formazione su qualcosa di reale e concreto. Sì, questo progetto sia con la scuola Malignani che con l'Istituto Tecnico Superiore ha visto, diciamo, noi come azienda, insieme a un partner industriale che penso si possa anche fare il nome, è la Siemens, ovviamente, ci ha visto appunto sponsorizzare la costruzione di un paio di bei pannelli didattici che contengono una serie di dispositivi tipici del mondo industriale. Questo per dare ai ragazzi in mano qualcosa di concreto e di avanzato, diciamo moderno, all'ultima generazione di quello che è lo standard industriale di questo tipo di sistemi. Questi sono temi di un certo livello relativi all'automazione. Ce ne sarebbe tanti altri da un punto di vista del gap tra quello che le aziende necessitano e quello che è disponibile, perché il mondo diventa sempre più difficile in temi relativi e vicini a quello dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, stiamo cercando di costruire una serie di basi dati, ovviamente, e parallelamente anche noi ci esercitiamo un po' nella creazione di modelli matematici
che necessitano però conoscenze che sono un po' trasversali, no? Che non sempre ci sono. Ad esempio mettere insieme la figura che conosce diciamo, la modellistica, la statistica e l'informatica con quello che conosce la chimica, che poi è l'oggetto che va a essere analizzato, non è necessariamente una cosa semplice perché non sono competenze comuni, sono afferenti a settori disciplinari diversi e unirle non è banale. Grazie allora ai nostri ospiti per le loro considerazioni. Noi ci fermiamo qui, in occasione della prossima puntata parleremo della ripartenza del turismo. Grazie e arrivederci.